Il lavoro è legato in maniera indissolubile alla persona, alla sua dignità, alla sua dimensione sociale, al contributo che ciascuno può e deve dare alla partecipazione alla vita della società. Il lavoro non è una merce, ha un valore, lo sappiamo, nel mercato dei beni e degli scambi, anzi ne è elemento essenziale. Perché senza l'apporto della creatività umana sarebbe privo di consistenza e di qualità. Ma proprio la connessione con la realizzazione della personalità umana conferisce al lavoro un significato ben più grande di un bene economico. Lo rende elemento costitutivo del destino comune. Oltre 30 anni addietro, qualcuno ha ipotizzato la fine della storia, ampiamente smentito dagli eventi successivi. Oggi si sente parlare di fine del lavoro come traguardo di modernità. In realtà, da taluno viene ipotizzata più che la liberazione dalla fatica, la sostituzione della imperfezione umana con macchine e tecnologie, sino alla intelligenza artificiale, ritenuta in grado di azzerare ogni errore. In realtà, quella prospettiva, quella falsa prospettiva, si configura con quella una rimozione dell'immenso e insostituibile valore della creatività, uno scenario che raffigura una limitazione alla libertà della persona umana, nel suo profilo più affascinante, il suo pensiero, la sua opera.